Benvenuti viaggiatori, sono Grizzly e continuiamo l'argomento 4. Vi porto 4 video da 4 canali YouTube italiani che sono molto di intrattenimento, qualcuno divertente, qualcuno molto interessante, tutti molto simpatici e realizzati da degli youtuber molto molto bravi. Cominciamo quindi questo episodio di Diario di Viaggio on the Road, edizione In the House. Video viene da un canale che seguo da tantissimo tempo, ed è un ragazzo che tra l'altro da pochissimi giorni ha anche superato il traguardo dei 100.000 iscritti, e quindi gli vanno anche i miei più sentiti complimenti. Sto parlando di EfremsTube, ed è un video che ha realizzato un pochino di tempo fa, ma che è un video molto interessante proprio in questo particolare momento complesso. Infatti il video è intitolato «Cosa fare quando ci si annoia a casa?», video che trovate linkato sul doobly-doo e sulla scheda. Andate, dategli un'occhiata, scoprirete che ci sono moltissime cose che si possono fare quando si è bloccati in casa, come per esempio avvolgersi in un tappeto, può essere una ipotesi interessante. Scherzi a parte, Efrem realizza molti video a tema fotografia, videomaking, è un videomaker molto molto bravo, ci sono dei video che rappresentano dei trucchi molto interessanti per Instagram o per gli altri social, o in generale per quello che è l'ambito delle fotografie e dei video, e quindi troverete sicuramente dei contenuti molto interessanti, per cui se non lo conoscete, andate e iscrivetevi al suo canale. Continuiamo e passiamo dalla fotografia a quella che è una situazione molto molto simile alla fotografia. Sto parlando dell'arte iperrealistica, e per parlarvi di arte iperrealistica vi devo parlare di uno youtuber italiano veramente molto simpatico, ed è una persona che ho avuto anche l'onore e il piacere di incontrare durante il Fittura a Milano. È una persona squisita, molto gentile, particolarmente educata e incredibilmente umile, ed è una cosa che apprezzo tantissimo, eppure è un creator molto conosciuto per i lavori iperrealistici. Sto parlando di Marcello Barenghi. Vi ho già parlato di lui su questo canale YouTube, oggi voglio presentarvi un video che ha realizzato proprio quest'anno, che non solo rappresenta le sue grandissime capacità nell'iperrealismo, ma soprattutto mette in evidenza come sia un artista che, continuando a mettersi in gioco e continuando a praticare l'arte dell'iperrealismo, si è diventato nel corso del tempo sempre più bravo. Infatti il disegno che vi presento è quello di uno smeraldo, o forse dovrei dire la fotografia che vi presento è quella di uno smeraldo, perché letteralmente potrei definirlo una fotografia realizzata con le matite colorate. Il video quindi è Smeraldo, lo trovate linkato sul doobly-doo e sulla scheda là in alto. Andate, dategli un'occhiata, se non conoscete Marcello iscrivetevi al suo canale. Se siete interessati all'iperrealismo, tra l'altro Marcello, attraverso il suo Patreon, crea anche dei corsi di iperrealismo, quindi può essere una cosa molto molto interessante, per cui date un'occhiata al video, date un'occhiata al suo canale, scoprirete un creator italiano veramente molto bravo nell'ambito dell'iperrealismo. Restando in casa, una delle cose che fanno tantissime è recuperare film e serie TV, e quando si tratta di recuperare film e serie TV magari può essere interessante, dopo aver visto una serie TV, vedere un po' che cosa ne pensano gli altri, magari vedere un po' in che modo può essere riassunta la serie TV o il film o l'argomento, e può essere interessante scoprire un riassunto irriverente e divertente, magari però curatissimo. Infatti voglio parlarvi del canale del Trono del Muori, che realizza dei riassunti o delle recensioni accuratissime, come ci dice lui stesso, con un romanaccio rumoroso e irriverente, ma anche molto molto divertente. Il nome, Il Trono del Muori, viene appunto dalla serie TV Il Trono di Spade, e ci gioca molto su questa cosa, perché infatti ci ha realizzato appunto le recensioni e i riassunti degli episodi del Trono di Spade, ma anche di cose correlate o non correlate, come per esempio il Death Note, da lui soprannominato appunto il libricino del Muori, degli eccellenti riassunti di Harry Potter, molto molto divertenti, dei film di Harry Potter. È andato a fare dei riassunti anche molto interessanti, che fanno un interessante paragone tra i romanzi e i film. Ma oggi quello che vi voglio presentare è il riassunto accuratissimo
del primo capitolo del film It, del nuovo film di It. Vi lascio linkate sul doobly-doo entrambe le parti di questo riassunto e sulla scheda la prima di queste due parti di questo riassunto veramente epico, naturalmente seguendo poi le indicazioni seguite anche alla seconda parte. Sono 20 minuti e 20 minuti, 40 minuti di intrattenimento, di divertimento con il suo romanaccio veramente rumoroso eppure divertentissimo. L'ho trovato molto simpatico e comunque se non conoscevate il canale del Trono del Muori, andate, dategli un'occhiata, lo troverete di grandissimo intrattenimento. Restando nell'ambito delle cose spiegate con un romanaccio particolarmente rumoroso, un po' come L'arte spiegata ai truzzi, che era un canale che avevo presentato molto tempo fa, che per il momento è fermo, c'è un altro canale di cui vorrei parlarvi, che anche lui in qualche modo possiamo dire che ci fa dei riassunti, solo che non ci fa dei riassunti di film o serie TV, ci fa dei riassunti, per così dire, di certe situazioni che sono esistenti nel mondo reale, che sono talmente allucinanti che sembrano tirate fuori a viva forza da un film di fantascienza. Ma senza scadere mai nell'eccesso o nell'insulto, limitandosi al massimo a definire certe cose delle poracciate, Neurodrome ci porterà a scoprire situazioni come vaccini, situazioni come diete, situazioni come la Terra piatta, che è il video che voglio segnalarvi oggi, un intero documentario di 48 minuti, veramente molto rigoroso, sul fenomeno della Terra piatta e che vuole smontare definitivamente le teorie della Terra piatta con i dati reali, storici e scientifici esistenti. In generale, se non conoscete il canale di Neurodrome, andate e dategli un'occhiata, ci sono moltissimi contenuti di grandissimo intrattenimento, di nuovo con la sua voce in romanaccio che ci sta benissimo, senza scadere mai nel semplice insulto gratuito, ma cercando comunque di portare argomenti a difesa della tesi scientifica dove possibile, o cercando di far conoscere dei fenomeni di costume, un po' come il fenomeno delle mamme pancine e situazioni similari evidenziate da personaggi come il signor Distruggere, con appunto la simpatia che cerca di essere un modo di non semplicemente puntare il ditino, ridere ed insultare, ma comunque di evidenziare che ci sono delle situazioni che rischiano di diventare anche molto molto complesse, come per esempio per il movimento dei terrapiattisti. Insomma, questi erano quattro contenuti di cultura generale che ho trovato molto interessanti su YouTube, e quindi a voi vi chiedo, voi conoscevate questi quattro YouTuber, conoscevate questi quattro video che vi ho segnalato, avete conosciuto questi canali per qualche altro motivo? Ci sono altri canali che trattano di cultura generale qui in Italia che vorreste segnalarvi, che pensate che siano meritevoli? Parliamone nei commenti qua sotto, oppure su Twitter con l'hashtag DDBOTR. Io sono Grizzly, ho concluso, spero di essere riuscito a farvi conoscere qualche youtuber interessante, qualche contenuto di intrattenimento che vi possa far passare un po' di tempo in questo momento di quarantena. Se ce l'ho fatto, come sempre, vi invito a mettere pollice in alto e condividere questo vlog con i vostri amici, anche su WhatsApp, Telegram o le altre app social. Iscrivetevi al mio canale YouTube, è gratuito, e assumerete subito quel buon profumo di nuovo iscritto che ci piace così tanto. Inoltre, col buon profumo di nuovo iscritto, arriva anche qualche canale YouTube interessante, che è sempre un valore aggiunto. Seguite il mio canale Telegram, lo trovate linkato sul doobly-doo e sulla scheda là in alto, per ricevere notifiche quando pubblico un nuovo video, quando vado live sulle piattaforme social, o per ricevere piccole curiosità e dietro le quinte riguardo ai video che devo realizzare. Infine, se c'è un argomento che vi piacerebbe io trattassi su Diario di Viaggio on the road, potete farmelo sapere in un commento qua sotto. Io sono Grizzly, resto a casa, in compagnia della mia ampia collezione di orsetti di peluche, tutti assieme vi diciamo restate a casa, come sempre grazie, ciao a tutti, e ci vediamo alla prossima!